E là ragazzi, salve a tutti, bentornati con Super Mario Galaxy 2. Dunque, nella scorsa parte, cos'è sta roba? Ok, nella scorsa parte abbiamo visto le comete verdi che sono apparse in tutti i livelli del gioco. Infatti se andiamo a vedere la mappa dei mondi, vediamo ogni livello con almeno 3. Vedete, alcuni livelli hanno due, ma praticamente tutti hanno tre cose verdi, no? Ok. E dunque, c'è un po' di mal di gola. Cosa sto facendo? Non ne ho idea. Allora, cosa facciamo? Dato che dobbiamo praticamente prendere in ogni livello queste super stelle, io andrei con Luigi. Questo perché non gli abbiamo dato nessuna parte nel gioco. E appunto le stelle sono verdi, quindi perché no? Come vedete ha cambiato qua il pezzo, è diventato rosso. E dunque Luigi, cosa fa Luigi? Cosa cambia da Mario a Luigi? Come vedete scivola un po' di più. È un po' più controllabile nei movimenti, no? Cioè si controlla un po' di più, però scivola, quindi state attenti. Poi salta più in alto. Vedete, c'è proprio salta. E poi cos'altro? Vabbè, sì, salta più in lungo, non credo, forse corre anche un pochino più veloce. Vabbè, comunque. Adesso io partirò col livello dell'isola sospesa. Vi faccio vedere la prima superstella, poi ci saranno i tagli. Questo perché ho deciso di fare in un modo un po' strano. Come vedete sono tre diverse, ma se voi tipo entrate nella prima potete anche prendere la terza, potete prenderle come volete in qualunque galassia. Partiamo con la prima, stella verde 1. Ah, sì, appaiono i bordi verdi, ma tranquilli, è proprio... è una roba del gioco. Non è che vi si è buggato il gioco o robe varie. Un mostro ci ha rubato tutte le superstelle! Se le insegui troverai anche le nostre superstelle! Sì, le solite cose. Allora, la prima... Se non mi ricordo male, ecco appunto... È già qui, vedete? Sono un po' nascoste alcune, altre no. Qua c'è già la prima, appunto. Perfetto. Anzi, forse vi faccio vedere giù anche le altre due. No, vabbè, non ve le faccio vedere. Allora, cosa farò? Farò dei tagli praticamente da una superstella all'altra. Se c'è un percorso da fare appunto per la superstella ve lo faccio vedere. Altrimenti no. Come vedete ci mettiamo davvero poco, quindi verranno molte super stelle in una parte. Ovviamente i fail che farò li metterò dentro. Quindi niente, ci vediamo alle altre super stelle. Ok, un'altra cosa, le cose qui, le stelle. Le potete anche sentire tramite sentire questo rumorino di sbrilluccichio. Ecco appunto le potete sentire. Ed è qui dietro l'altra. C'è troppo mal di gola. Forse appunto è meglio se non parlo molto. E lì. E la terza è qui. Ok, per la terza vi serve Yoshi. Perché? Perché dovete andare qui sopra. La sentite già, vero? E poi vi sganciate da Yoshi.
Ok, per questa vi serve sempre l'utilizzo di Yoshi. È un po' più complicatuccia da prendere, però basta avere un po' di misura, di senso della misura per arrivare giusti giusti. Perché altrimenti mi sa che non ci si può appoggiare lì sul ramo, su quella sporgenza comunque. Ok, per l'ultima dovete arrivare nel pezzo d'area finale, quello dove prendeste, non so neanche se si dice così, la superstella, e forse dovete anche lasciare Yoshi, vabbè, peggio per lui, così impara. Non ci credo. Questa è pessima come morte. Ok, per la prima dovete andare qui sui pannelli rossi e saltare di qua. Poi da qui, da questo pannello blu, saltate, fate una piroetta e la mancate. Ok, se la mancavo cadevo giù nel vuoto. Ok, potete anche farla dai pannelli rossi. Forse dovete stare un pochino più attenti. Però si può fare anche da lì. Ok, per l'ultima dovete... Oh cacchio. Dovete salire qui sopra. Yes. Perfetto. Dovete salire sopra il punto del catenaccio, dove appunto esce il catenaccio. Per la prima superstella verde dovete scavalcare questa recinzione. Dov'era? Di qua, sì. Dovete scavalcare questa recinzione e poi saltare lì. Ecco, meglio se fate un salto da covacciati. Ok, per la seconda dovete arrivare qui. State attenti ai pannelli gialli. E prendete la superstella verde. Ok, la seconda è lì, la terza, scusate. Quindi cosa dovete fare? Dovete... Non ci credo. A meno che... Yes! Ok, perfetto. Terza stella presa così. Non mi ricordavo si potesse fare il salto a parete con la trottola su per la mano, cioè tra le mani. Non me lo ricordavo, mi ricordavo più che altro che si dovesse perdere il... che si doveva perdere il... la trottola. Ops. Ma allora, non vizio. Non è... No! No, questa no, questa non è una morte. Ok, comunque qui in giro c'è la seconda, che si trova proprio sopra di noi. Sì. No, va bene. Non ho idea. Non ho idea. Non ci credo. Ok, per l'ultima dovete salire sul cornicione e buttarvi quando è qui. Non è possibile. Sono riuscito a mancarla. Ok, pensavo mi si fosse buggato. Allora, o se no potete buttarvi lì a parete, però il problema è arrivare lì, quindi meglio se salite sul cornicione e ve la fate un po' a piedi. Dunque, la prima è proprio all'inizio, quando partite basta avere la nuvola. Ok, non ci arrivo a piedi, pensavo di arrivarci. Dovete prendere la nuvola e portarvela lì, quindi non dovete toccare l'acqua.
Uno, due. Vabbè. Opla. In gran stile anche. Ok, per la seconda superstella, siamo alla seconda, vero? Sì. Dovete salire qui sopra. Qui. Se volete prendete anche il fiore nuvola lì. Ma saltate di qua. Eccola qua. Mi servono le nuvole comunque. Ok, e per l'ultima... Cioè, io non ci credo. Non ci posso credere adesso. Adesso stavo volando anche giù. Vero? Ragazzi... Se cado giù adesso che sono alla fine, mi arrabbio. Ok. Ok. Allora per l'ultima è lì, la vedete, vero? È qui. Su questa bella montagnola. Oh lì. Oh. Dannati joystick. Dunque, per la prima salite su questo tuomp. E una volta che sarete in alto, aspettate un attimo, il momento giusto, nel momento più in alto fate sta roba, ok, e siete sulla torretta. Come vedete non è niente di segreto, in quanto ci sono anche astroschegge, quindi non è che siete re del mondo, re dei mondi, re boh. E lì in fondo c'è la prima la prima stella verde. È abbastanza complicato, direi. Per la seconda ed ultima superstella di questo livello dovete saltare dalla stella lancio. Cioè, prima di prendere la stella lancio, saltate dalla parte opposta.